Va bene, eccoci qui, un saluto a tutti, benvenuti in questa domenica, passa il mio gatto, non fateci caso perché fa parte diciamo dell'arredamento oramai della casa e quindi non fateci caso, uno dei miei gatti, ne ho due, che girano liberamente, guarda, vediamo se riesco a farlo vedere in primo piano, eccolo, che meraviglia! Achille, questo è Achille, il quale è libero di girare dove vuole. Bene, eccoci qui. Allora, buona domenica a tutti. Oggi volevo parlarvi di una cosa, approfittiamo di questo spazio, di questi giorni di vacanza per potervi parlare di una cosa che è giunta a me, a noi medici, giungono sempre degli aggiornamenti. E l'ultimo aggiornamento che è giunto qui da me è la gestione del colesterolo, le linee guida. Voi dovete sapere che le linee guida sono una sorta di Bibbia per noi. Se nel frattempo volete fare delle domande, beh, intanto aspettiamo un po' che arrivi qualcuno. Che programma? Programmo sullo stile di vita. Cosa vuol dire lo stile di vita e come diminuire il colesterolo senza assumere farmaci? Quali sono i trucchi, i segreti per poter ridurre questo fantomatico effetto dannoso che in realtà non è del colesterolo in eccesso, il cosiddetto colesterolo cattivo, insomma, c'è una terminologia lessicale importante. E quindi volevo sfatare un po' alcune cose, ma soprattutto volevo parlarvi delle linee guida. Ma aspettiamo che arrivino un po' di persone, così riusciamo a fare una diretta consistente e utile, spero, perché alla fine il mio scopo è sempre quello di essere utile per le vostre informazioni, cioè di tradurre dal mondo scientifico quello che deve essere divulgato in modo semplice a tutti, indistintamente. Anche la portiera della casa, con tutto rispetto per le portiere, deve comprendere che cosa ha trovato la scienza in riferimento alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che vi ricordo, ahimè, sono sempre la prima causa di morte nel mondo occidentale. Quindi è giusto che tutti sappiano in modo più chiaro è possibile. Questo è davvero il mio intento, null'altro. Vediamo un po' chi c'è con noi. Mariella, l'ho già detto. Ada, buongiorno. A Leonetti, Lucia, buongiorno. Mariella, ciao. Maria Pia, ciao. Antonietta, ciao a tutti. Susi Sacco, ha un gatto anche lei? Non lo vedo, vedo poco bene. Giovanni, ciao, posso mandare la mia documentazione per avere un consiglio? No, a tutti coloro che si fidano di me, io vi sono davvero grato, ma non riesco a rispondere a tutti. Se mi mandate esami ematochimici non è neanche tanto deontologicamente corretto, perché non basta vedere delle carte, la medicina non è la somma di numeri o la qualità degli asterisco in riferimento agli esami del sangue per capire se c'è o non c'è una patologia. Io non me la sento di dare consigli alle persone se non ho una persona davanti con cui posso parlare. Certo, banali consigli ovviamente generici si possono dare a tutti, ma nei casi personali, credetemi, è davvero difficile e anche rischioso. Quindi non è un atto di superiorità oppure di intransigenza nel modo più assoluto, è un atto dovuto per il fatto che dal punto di vista medico non è consigliabile poter fare una diagnosi, una terapia, un consiglio ad personam sulla base dei soli dati clinici scritti. Serve un colloquio, insomma, quindi non posso fare queste cose, ma grazie lo stesso per la fiducia. Antonella, buongiorno, buongiorno a tutti, bene bene. Allora, siamo una centinaia di persone, se adesso non vedo bene, d'accordo. Allora, di che cosa vi volevo parlare? Poi nel frattempo risponderò anche alle domande eventualmente, ma la cosa di cui vi volevo parlare, qui con me c'è Achille, è del fatto che sono state emanate le nuove linee guida, che sono queste qui. Togliamo via questi file che non c'entrano niente, che sono queste qui. Allora, come vedete, a noi arrivano sempre dei documenti, spostiamo tutto perché io possa vedere, queste qui. Sono in inglese, ma poco male, perché tanto traduco molto semplicemente quello che vedo, che vi dico, e lo scopo è quello di farvi comprendere, appunto, di farvi comprendere, tolgo via le cose che non servono, via, ecco qua. Linee guida del 2019 sulla gestione delle dislipidemie.
come modificare e ridurre il rischio cardiovascolare. Voi dovete sapere appunto che questo benedetto o maledetto colesterolo in eccesso è considerato un gravissimo rischio cardiovascolare. Non è così, ma sta di fatto che l'opinione pubblica e i media hanno questa distorsione incredibile su questo dannosissimo colesterolo in eccesso. Vi prego, non considerate questa cosa perché non è affatto così. Non sto dicendo che il colesterolo non è un fattore di rischio. Preso atto di questo, è il colesterolo eccessivamente in eccesso che può essere considerato un fattore di rischio, non il colesterolo in sé, il quale ha delle funzioni incredibili. Senza colesterolo non potremmo probabilmente vivere. Quindi, esca linee guida appunto sulla gestione del colesterolo e qui emerge un fatto eclatante. Il fatto eclatante è che, pensate un po', il colesterolo totale, quando andate a fare gli esami del sangue, e valutate il colesterolo totale, qual è il webcam sta andando? Questa? No, questa? Sì, tu. Ok, bene. Quando viene fatto l'esame del sangue, il colesterolo totale ha un valore, secondo le linee guida, non secondo Davide Terranova. Il valore del colesterolo totale non è più indicativo, a meno che non è indicativo per iniziare o meno una terapia. A meno che non sia un valore estremamente elevato di oltre 310 mg per decilitro. Sto parlando del colesterolo totale. Il colesterolo così erroneamente definito cattivo, che non è cattivo, cioè il colesterolo LDL, quello che vedete sugli esami del sangue LDL-C, quello è considerato il colesterolo che può, una parte del colesterolo, perché il colesterolo si compone di più parti, questa parte è quella che sembra avere un effetto aterogeno, cioè in quantità eccessiva va a formare delle placche all'interno delle arterie. Quindi, se è troppo, lo scopo qual è? Diminuirla. Molto semplice. È questo il valore da considerare e non più il colesterolo totale, cioè il colesterolo totale secondo le linee guida, queste, ci tengo a sottolineare perché tutto quello che dico non è mai un parere personale, anche se non mi vergogno a dirlo, a volte è andato contro le mie erronee convinzioni. Quindi tutto quello che dico è supportato solo da riferimenti scientifici, punto. E stavo dicendo, il colesterolo totale viene utilizzato secondo le linee guida che vengono date a noi, ripeto, ma che deve essere un documento divulgato in modo semplice a tutti. Il colesterolo totale, dicevo, serve solo per essere inserito in una sorta di calcolo per capire se quel paziente ha necessità di avere o no la terapia ipolipemizzante, cioè per abbassare il colesterolo. Ma il colesterolo totale deve essere comunque rapportato in questo calcolo al cosiddetto colesterolo LDL, quello che è erroneamente detto cattivo. Insomma, i medici prima di prescrivere una statina o chi per esso, o un farmaco per abbassare il colesterolo, oppure un nutraceutico per abbassare il colesterolo, non va parametrato solo il valore del colesterolo totale, perché non è indicativo quello, ma vanno valutati, questo è un aspetto tecnico che forse a molti non riguarda, ma per curiosità ve lo cito perché mi sembra opportuno dirlo, perché spesso troppo volentieri si dà in maniera veloce ed esagerata un farmaco per abbassare il colesterolo quando è necessità, o un nutraceutico anche, quando magari non è estremamente necessario. Non riesco a rispondere alle domande se mi state facendo, però poi lo faccio alla fine, quindi faccio questa piccola premessa e poi vado alla fine. Allora, guardate qui le linee guida per la prevenzione. Guardate un po' quante pagine dobbiamo leggere, ma è giusto per carità, non è che sia una colpa, per gestire un paziente con il colesterolo. E guardate che cosa, la cosa che vi dicevo prima. Qui sono tutte le emanazioni. Ah, le linee guida vengono fatte sempre. Le linee guida vengono fatte sempre in virtù, sono per noi una Bibbia e vengono fatte alla base, sulla stregua, in riferimento a centinaia di studi del tempo, cioè attuali. Quindi si sommano tutti i risultati degli studi scientifici e si emanano le linee guida, che sono, ripeto ancora una volta, per noi davvero considerate la Bibbia, nel senso che se io ho un atteggiamento che va fuori da queste linee guida, nel caso accadesse una disgraziata evenienza, sono chiamato a rispondere perché non mi sono attenuto a quelle regole, quindi hanno un aspetto anche medico-legale. Le linee guida che
Sono arrivate per quanto riguarda il colesterolo che mi compete estremamente in quanto io gestisco pazienti con questo tipo di anomalia. Guardate, questa è la tabella che vi dicevo. In base a questa tabella si chiama score. È la possibilità di che questa tabella dovrebbe essere diffusa a tutti i medici o di qualsiasi specialità, perché è in base a questi parametri che viene sancito il fatto se dare o non dare una terapia ipolipemizzante, non in virtù del colesterolo totale da solo. Ripeto, non ha senso. Scusate se parlo in termini tecnici, ma questo davvero è per me importante. In qua vi faccio solo vedere, questa è la tabella, poi va parametrata con quest'altra tabella qui, dove viene confrontato questa, dove viene confrontato il valore del colesterolo totale con il colesterolo LDL, cosiddetto cattivo. Insomma, le cose verdi sono in cambiamento, le cose verdi sono coloro, le cose verdi, questi quadrati verdi, in questi quadrati tabellari verdi rientrano le persone che possono anche non prendere i farmaci ipocolesterolemizzanti. Infatti, vedete scritto qua, lifestyle advice, cioè cambiamento dello stile di vita. Sì. Ma cosa vuol dire? Guardi, se lei vuole evitare di avere una malattia cardiovascolare, deve cambiare lo stile di vita. Cosa vuol dire, dottore, cambiare lo stile di vita? Ma fare un po' di sport, mangiare meglio. Esce, entra da questa parte il pensiero ed esce esattamente dalla parte opposta. Nessuno sa che cosa deve fare in pratica. Bene, andiamo a vedere in pratica che cosa bisogna fare, cioè qual è il sistema, che cosa vuol dire secondo la medicina cambiamento dello stile di vita, e andiamo a vedere insieme che cosa vuol dire secondo la medicina cambiamento dello stile di vita. Allora, eccolo qui che cosa vuol dire, cioè tutte queste cose qui che vedete, sono in inglese ma non preoccupatevi, ora le traduco, servono a far abbassare il colesterolo naturalmente. Questo è il cambiamento dello stile di vita. Le leggiamo insieme. Allora, qui c'è che cosa bisogna fare. Questo più vuol dire quanto abbassa il colesterolo, se tanto o poco. Stiamo parlando di abbassare il colesterolo, ma ci sono anche altri fattori di rischio, ma ne parleremo in altra occasione. Questo è il livello di qualità dei riferimenti scientifici, cioè A vuol dire molto forte, B vuol dire un po' meno forte, e questi sono i numeri per le persone tecniche che stanno ascoltando, sono i numeri che stabiliscono il riferimento bibliografico, cioè lo studio preciso che ha sancito questa considerazione. Lifestyle intervention to reduce total cholesterol, praticamente cambiamenti di vita per ridurre il colesterolo totale e, vedete, il colesterolo cosiddetto cattivo. Questo è l'LDL-C cattivo. Che cosa bisogna fare per ridurlo senza prendere niente o senza prendere farmaci? Diminuire, abolire totalmente gli acidi trans idrogenati sarebbero. Sono i grassi industriali che si trovano spesso nelle merendine, sono grassi idrogenati, cioè un'azione biochimica tale che li rende davvero il killer numero uno per le nostre arterie, dannosissimi. È una percentuale davvero piuttosto elevata, quella che si riscontra normalmente, per dirvi, farvi un esempio, la margherina vegetale può avere questi grassi, oppure tutti i prodotti dove ci sono degli oli vegetali che poi vengono fritti, producono dei oli dei grassi idrogenati. Evitate questo. È chiaro, quindi nel termine pratico, cibi fritti, cose industriali, leggete sempre perché effettivamente è considerato, come diceva un nutrizionista che stimo molto, veleno per topi. Gli acidi grassi idrogenati sono deleteri. Quindi evitate questo. Vedete come se evitiamo questo aumenta notevolmente la riduzione del colesterolo 2+. Ridurre gli acidi grassi saturi. È un concetto che ho espresso più volte nei video. Ridurre gli acidi grassi saturi produce una riduzione del colesterolo LDL. Non c'è ombra di dubbio. A tutti quelli che invece fanno le diete ricche di acidi grassi saturi, sono teorie, ipotesi di persone, ma gli studi scientifici dicono questo. Io non è da Davide Terranova, è dagli studi scientifici abbiamo questo e quindi io mi fido degli studi scientifici. Certo, poi c'è tutto il contrario di tutto, ci saranno anche studi scientifici che dicono il contrario,
ma questi sono la maggioranza. Ridurre quindi i grassi saturi. Per chi si fosse connesso adesso, stiamo vedendo come abbassare il colesterolo senza utilizzare farmaci, cambiando il cosiddetto stile di vita. Aumentare le fibre, increase dietary fibre. Cioè aumentare le fibre vuol dire aumentare quegli elementi nutrizionali, quei cibi che possono avere appunto un vantaggio di contenuto di fibre. E guarda caso, come dico io, cereali sì, cereali no, cereali sì, ma integrali, perché le fibre sono contenute non nella bistecca di manzo e neanche nel salame, ma sono contenute sostanzialmente solo nei vegetali di qualsiasi origine, più o meno, e nei cereali integrali, perché la crusca, la cuticola esterna, è ricca appunto di fibre. 30 grammi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, noi a volte, durante il giorno, ne mangiamo zero. L'aumento di fibre produce un più-più, quindi una diminuzione notevole del colesterolo. Uso dei cibi funzionali arricchiti con fitosteroli. Bene, qui andiamo nel campo dei cibi funzionali, quei alimenti, yogurt, bibite o altre cose che sono, bibite no, però liquidi che sono arricchite di elementi funzionali, cioè in questo caso i fitosteroli. I fitosteroli inseriti all'interno di qualche alimento producono beneficio, quindi favorite questi alimenti. Uso del riso rosso fermentato come nutraceutico, uno dei primi nutraceutici. Ho fatto un video poco fa sul riso rosso fermentato. Ah, molte persone credono che mangiare riso produca abbassamento del colesterolo. Vedete quanto è semplice essere travisati nei termini. Non è mangiare riso rosso che produce abbassare il colesterolo, è una sostanza prodotta dal riso rosso fermentato, si chiama monacolina K, che abbassa il colesterolo, non il riso rosso. La sostanza prodotta dalla fermentazione da parte di un fungo produce l'abbassamento del colesterolo. Quindi mangiare riso rosso di per sé così non serve niente. Linee guida, stiamo guardando le linee guida, non il parere di Giovanni, del dottor X, del dottor Paplik, sono le linee guida per la gestione della dislipidemia. Ridurre quindi il riso rosso fermentato è il primo nutraceutico consigliato, con una qualità di riduzione del colesterolo doppia più, quindi importante, e un supporto di studi scientifici di tipo A. Serve qualcos'altro ancora? No, penso proprio di no. Ridurre il colesterolo dietetico. Ecco, anche questo è discriminante, cioè è conflittuale. La quantità di colesterolo dietetico in un video che ho fatto dimostra che fino a 300 mg al giorno non c'è alcuna alterazione, perché il colesterolo che viene assunto per bocca non è quello che viene prelevato a livello del sangue, senza dubbio, ma sta di fatto che oltre i 300 mg di colesterolo dal punto di vista nutrizionale dalla dieta potrebbe procurare un'alterazione del colesterolo. Infatti, ridurre il colesterolo dietetico riduce poco, ma riduce un po' il colesterolo nel sangue. Gli studi sono gli studi B, quindi leggermente, come vi dicevo prima, sono contrastanti. Aumentare l'attività fisica. L'attività fisica riduce il colesterolo LDL, ma ha un vantaggio non moltissimo, vedete, ma ha un vantaggio moltissimo, e dopo ve lo faccio vedere, sul fatto di ridurre. Che qua non si vede, ve lo metto qua che così magari vediamo un po' meglio. Dopo lo vediamo. Ecco qui. Ridurre aumenta molto le HDL, fare attività fisica, ma questo lo vedremo. Insomma, una serie di parametri davvero importanti. Poi c'è Lifestyle Intervention per ridurre anche i trigliceridi. Quali sono i consigli per ridurre i trigliceridi? Ridurre il peso corporeo, ridurre l'assunzione di alcol, ridurre l'abituale, aumentare, scusate, l'abituale attività fisica, ridurre i carboidrati. Ecco, i trigliceridi forse sono quegli nutrienti che risentono davvero tanto dell'alimentazione, cioè hanno la capacità di essere un riflesso della errata alimentazione. Una ipertrigliceridemia
che vi ricordo è un valore superiore ai 150 mg per decilitro, considerata ipertrigliceridemia, ha sempre, quasi sempre, tranne nei casi di patologia, un riscontro dal punto di vista alimentare, quindi abuso di alcol, carboidrati raffinati soprattutto e tante altre cose che possono aumentare appunto l'aumento della trigliceridemia. E continuiamo qui un secondo, vediamo un po' allora di allargare qui. Ancora più grande, grazie, benissimo, ecco qua. Ancora, poi abbiamo degli altri consigli, ad esempio, ecco qui, una cosa non posso leggervi tutti perché sennò starei 3 giorni, ma davvero importante, io volevo sottolinearvi questo aspetto. Guardate come aumentare l'attività fisica, qui stiamo parlando dei cambiamenti dello stile di vita per aumentare il cosiddetto colesterolo buono, HDL. Che cosa consigliano le linee guida? Sì, avere anche qui la riduzione dei grassi trans, eccetera, ma soprattutto, guardate, 3 più, aumentare l'attività fisica. Quindi fare attività fisica aumenta senza ombra di dubbio sulla base degli studi. Vediamo che categoria. Categoria è A, quindi il massimo riferimento della affidabilità degli studi. Fare attività fisica in modo costante aumenta il colesterolo HDL. E qui ce ne sarebbe molto da dire perché l'attività fisica che noi consigliamo, noi medici, è sempre basata su un concetto che non viene dalla generalità delle cose, ma viene da studi scientifici, come sempre vi ho detto. Quindi avete capito, sostanzialmente è questo quello che dobbiamo fare, il cambiamento dello stile di vita riguarda queste cose. Vi ho dato qualche informazione, ma sostanzialmente adesso immagino ci siano molte domande. Abbiamo 200 persone, sono felice. E spero che possiate rivedere anche questo video perché lo posterò anche sul mio canale YouTube e poi vi anticipo che dal punto di vista nutrizionale faremo una diretta col mio amico Franco Ruggero, il quale saremo e faremo una cosa davvero interessante. Vediamo un po' le domande ora che posso rispondere, se faccio in tempo a rispondere a qualche domanda. Vi ho detto ok, Elena, mi piace troppo, devo chiudere. Va bene, mi spiace, la rivedi dopo, Elena. Buongiorno, buongiorno Demetra, so che a quest'ora si mangia, buongiorno Angelo, Ida, un saluto a tutti, grazie. 300 di colesterolo, Gabi, Luana, è da valutare che tipo di colesterolo, eccetera, certo che sì. Sono paziente del dottor Tasinato, ah carissimo Rolando, lo conosco bene, la seguo perché mio marito è stato colto da un paziente di infarto, certo. Purtroppo quando si ha un infarto, cara Luana, cara Susi, c'è qualcosa che è andato male o non si è compreso, perché anche l'infarto cardiaco non viene per caso. Insomma, ci sono molti parametri da valutare, però tanti auguri davvero per tuo marito. Buongiorno, sto seguendo il suo video, consiglio ritengo molto importante. Grazie Sec, Walter, grazie Sec. Grazie Graziella, grazie Rosa, vedo se c'è qualche domanda, grazie Rosa, Bacco, grazie, molto chiaro, grazie Anna. Gabriel Clopton, che è il colesterolo basso, 44 anni, 130 come valore di colesterolo totale, che tipo di rischi corre? Beh, il colesterolo basso, troppo basso, potrebbe essere addirittura una patologia, non è il tuo caso, sono sicuro. Ma è da valutare il profilo lipidico, cara Gabriel, o caro Gabriel. Gabriel, che giovane sei Gabriel, ma è il tuo questa foto? Ma sei un ragazzino Gabriel, complimenti per la domanda. Bisogna valutare Gabriel attentamente il profilo ematochimico, sai? Se è lui quella foto o se è il figlio di Gabriel, non lo so. Ida, sempre molto interessante, grazie Ida. Come si calcola il rischio cardiovascolare? Come ho fatto vedere Ida, da questa tabella qui. E si calcola il rischio cardiovascolare da questa tabella che vi ho fatto vedere prima, che sostanzialmente va a parametrare alcune cose importanti. Questa tabella qui, che tutti i medici dovrebbero avere, ma più che altro questa. No, eccola qua, mi è sfuggita. Questa. Qui si calcola il rischio cardiovascolare ed è il rischio di avere una malattia cardiovascolare, un evento, nell'arco di 10 anni. Tutte le persone che mi hanno scritto, io avevo fatto un video su questo, come calcolare il rischio, e molti mi hanno scritto, pensate un po', no, non lo voglio sapere,
e non me ne frega niente, che vita di M, eccetera. Allora, non voler sapere se io sto attraversando un ponte e se quel ponte probabilmente cadrà, non me ne frega niente, lo attraverso lo stesso perché tanto non mi interessa, è davvero un atteggiamento, non so, è un atteggiamento strano. Perché se ci tengo alla mia vita o non ci tengo, questione di punti di vista, è ovvio che qualsiasi cosa mi possa aiutare a vivere più a lungo, vado a vederla e se posso prevenire in modo saggio, lo faccio. Oppure non me ne frega niente della vita, per cui mi butto giù dal quinto piano e lo faccio finita definitivamente. Andate sempre a vedere come prevenire le cose, perché attualmente per quanto riguarda l'aspetto cardiovascolare non abbiamo altri strumenti. Se non ci aiutiamo e non vi aiutate a prevenire le malattie del cuore attraverso l'atteggiamento dello stile di vita, o questo che abbiamo visto, sicuramente dopo è sempre abbastanza tardi. Torniamo alle domande, vediamo un po'. Pasquale, buongiorno Pasquale, sempre te, grazie dottore, buon anno anche a voi, buon anno a tutti e a tutti quelli che mi hanno fatto buon anno, davvero di cuore, non riesco a rispondere a tutti, ma vi sono grato che sia un anno magnifico per tutti all'insegna del cuore sano, stavo dicendo santo, del cuore salvo, quantomeno. Che bel gattino, hai visto Gabriel? Bellissimo, vero? Eccolo qua, adesso sta dormendo e Achille si riposa perché i gatti dormono almeno 19 ore al giorno e forse per questo uno dei miei gatti ha 18 anni, pensate un po'. Dottore, ma io non riesco a vedere la tabella. Come no, Mariella, la tabella è questa, la rimetto, magari dopo la vedi anche. È qui, come fai a non vederla? Eccola qua. Vediamo un po' se la ingrandisco, intanto un po'. Grandissima così, ecco qua. La vedi? Questa è la tabella, score si chiama, per il rischio cardiovascolare. Questo, vedete, 10 anni di fatale o non fatale evento cardiovascolare. High risk, questa tra l'altro è quella più pessimistica perché è rivolta a quelle regioni europee di cui non fa parte l'Italia perché noi siamo a basso rischio. Ma questo è rivolto ai paesi dei nordici e molti altri paesi. Ma vediamo se trovo quella nostra. No, è sopra. Va bene. Comunque, questa è la tabella, Mariella. Torniamo a noi. Domande ancora. Mi scusi, ho avuto una vita molto sregolata. Questo è Pasquale. Anzi, moltissimo. Accidenti, cosa hai combinato, Pasquale, nella vita? Sto cambiando. Spero che sia ancora in tempo. 40 anni. Certo che sì. Sei assolutamente ancora in tempo e devi farlo. Quindi Pasquale, vai tranquillo che assolutamente sei, già averlo capito è un grande vantaggio. Buongiorno dottore, dove possiamo scaricare queste tabelle indicative? Buon anno. Ve le metto sul mio sito, giuro, prometto, su davideterranova.it, oggi pomeriggio le metto, le potete scaricare da lì, www.davideterranova.it, vi faccio anche un formato accessibile via PDF. Scaricate, però è il vostro medico che deve conoscerle, perché per quanto competenti potete essere, sicuramente utili. Abbiamo fatto anche una card una volta tascabili, tipo carta di credito, sarebbe un bel gadget da poter mettere a disposizione di tutti. Assumere omega 3 come integratore riduce il colesterolo? No, gli omega 3 riducono molto i trigliceridi, quindi pochissimo il colesterolo. Gli omega 3 sono ottimi integratori, ma vanno benissimo per i trigliceridi. Franco Ruggero, il mio amico chef che in giro adesso è anche chef e volontario soccorritore e guida nel tempo, ormai non più tempo perso, ma nel tempo che ha le ambulanze e che saluto con grande calore, affetto, con grande abbraccio. Adesso riesco a fare tutto il giro dell'abbraccio, che prima era talmente grosso che non riuscivo a abbracciarti tutto, ma è come l'avessi fatto. Buon lavoro, ci sentiamo noi Franco, mi raccomando. A presto e viva la vita sana. Bene. Mariella, sì, Riccardo, è importantissimo cambiare alcuni abitudini di vita, lei è sempre un forte a conoscenza, sarebbe stupido. Grazie Riccardo, grazie. Caterina, gentilissimo, avrei sempre un sonno. Beh, Caterina, non mi occupo di questo, sono un cardiologo, per cui disturbi del sonno, forse.
è da valutare un attimo. Bene, detto questo, è tempo di pranzo. Io mi raccomando, mangiate con molta attenzione. Vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione. Eravate davvero in tanti, oltre un centinaio di persone, e mi fa piacere perché il mio sforzo è sempre quello di comunicare a tutti in modo semplice. E mi scuso ancora se non riesco a rispondere a tutte le domande che mi fate, soprattutto quelle strettamente personali per le ragioni che vi ho detto. Iscrivetevi al mio canale YouTube, come si usa dire, come Duo può fare, non per presunzione, ma per il fatto che attraverso quel canale, attraverso Facebook e YouTube, posso produrre dei contenuti che tutti e più persone possono vedere. Se riuscite infatti a condividere anche questa diretta con amici, parenti o qualcuno, sicuramente credo, non per presunzione, l'ho detto 3 volte, gli farete un bel dono perché un cardiologo che parla in termini talmente semplici così, davvero non so se ci sia. Scusate la modestia, sto scherzando. Metto sempre il mio meglio e vi auguro una buona domenica e tante belle cose davvero di cuore. Un abbraccio forte forte da me e dal mio British che è qui. Eccolo qui che si è addormentato, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, sta dormendo tranquillamente nella meraviglia vicino ai miei libri, eccetera, eccetera. Tutto a posto qui.